solo l'inizio della tua fine. Allora, un'altra cosa la devo dire: c'è grande indignazione in tutta Italia, almeno in tutta Italia, insomma. Non so quanto gli italiani abbiano visto quella immagine, quanto si indignano, comunque diciamo che c'è grande indignazione, come bisogna dire, no? Per le catene, chiamiamole così, come le manette, i ceppi alle caviglie di Ilaria Salis, che è in tribunale a Budapest. Una ragazza italiana, aspetta, appartenente a gruppi antifascisti, in particolare tedeschi, o comunque affiliata, ha partecipato a quelle manifestazioni a Budapest. Ma voi le avete viste anche? Va bene, benissimo, uno può discutere sbagliato, eccetera, eccetera, mettere le catene alle caviglie, quello che volete, anche in altri paesi accade, anche nell'America tanto decantata da Parenzo, ma comunque andiamo avanti. Voi avete visto le immagini del gruppo antifascista cui apparteneva la signora Salis, cui si accompagnava? E gente incappucciata, gente incappucciata in assetto da guerra, che picchiava selvaggiamente delle persone, naziste o meno che fossero. Io non so cosa abbia commesso il gruppo cui apparteneva, questo faceva nelle manifestazioni a Budapest. Ora, si vorrà parlare anche del merito, oppure semplicemente quell'immagine lì dei ceppi alle caviglie e basta, per dire cattivi gli ungheresi, Orban è un criminale, eccetera. E poi che c'entra il governo italiano? Prendetevela con l'Ungheria, prendetevela con l'Unione Europea, che non caccia l'Ungheria se tanto il sistema è incivile. È lo spin-off della di Vannacci del Mondo al Contrario, perché chiami sta trasmissione del Mondo al Contrario? Stai come al solito fuorviando. Stiamo parlando del fatto che non abbiamo potere di entrare nel sistema giuridico e giudiziario ungherese, però possiamo commentare il fatto che sono dei barbari che portano un'aula di giustizia, allora, una italiana che deve essere ancora condannata. I presunti criminali, tra virgolette, vengono portati in ceppi anche negli Stati Uniti. Perché non te la prendi con gli Stati Uniti? Non mi sembra che lo consideri un paese in Europa. Ma come fate a non capire ancora una volta? L'Europa, permettimi ancora una volta, Salvini e Meloni dove sono? Ancora che palle una volta, con Salvini e Meloni. Permettimi di dire ancora una volta, Salvini e Meloni, fino all'altro giorno si sbaciucchiavano e si sentivano ogni giorno con Viktor Orban. Hanno due minuti di tempo per telefonargli e chiedergli conto di una cittadina italiana. Vi devo segnalare una cosa oggi in una trasmissione che va in onda sulla 7, che si chiama L'aria che tira dalle ore. Amico mio, ciao, ti abbraccio. Allora, torniamo a parlare, adesso facciamo una bella telefonata qui, Torniamo a parlare di una ragazza che si chiama Ilaria Salis, che come sappiamo è ai ceppi, abbiamo visto proprio i ceppi materialmente in Ungheria, accusata di aver partecipato a una rissa, violenza, eccetera, eccetera. E chiamiamo una signora che si chiama Ceccardi, la conosce la signora Ceccardi della Lega? Come no, eurodeputata della Lega. La certo signora Ceccardi, la quale ti leggo quello che ha scritto la signora Ceccardi. In tutta Italia girano le immagini di Ilaria Salis ammanettata nel tribunale ungherese, ma nessuno in queste ore ha fatto vedere cosa faceva Budapest il gruppo di cosiddetti antifa tedeschi, violenti recidivi con cui si accompagnava. Gente in assetto armato come vere e proprie organizzazioni parabrigatiste. Allora ve lo faccio vedere io. Certamente l'Italia deve assicurarsi che i nostri concittadini all'estero siano garantiti processi giusti, eccetera, eccetera. Però se siamo contro il terrorismo, sempre dobbiamo ribadire anche la lotta dura al terrorismo di matrice rossa. Toglietele le catene! Ma non la galera se giudicata colpevole. Vai regia col numero. Pronto? Ah, signora Ceccardi, buonasera. Buonasera. Sono Cruciani, come va? Ah, ciao Giuseppe, tutto bene, come va? Molto bene, c'è anche il signor Parenzo. Signor Parenzo, eccoci, signor evviva. Che bello, una riunione. Una grande riunione. Allora, evviva, Susanna, sì, ho letto anche in apertura di trasmissione quello che tu hai, quello che hai scritto. Il post. Mi sembra post, assolutamente, scusami Parenzo, mi sembra assolutamente pertinente. Mi sembra assolutamente incredibile. No, ma perché no? Tutti parlano, va bene, le cose, le catene, i ceppi, lì le cose, cioè, c'erano anche le scarpe Nike, per carità di Dio. Ma comunque, in ogni caso, ma nessuno parla di quello che è successo, del perché è in catene. A te quelle immagini ti hanno fatto impressione oppure no, Susanna? Mi ha fatto impressione, si sta parlando delle aggressioni che ci sono state
nell'anno scorso, tra il 9 e il 10 febbraio, in un paio di giorni, ci sono state 5 aggressioni a Budapest, 9 vittime, di cui 6 con feriti gravi, da gruppi antifa che erano liberi di girare per la città di Budapest e prendere ammazzate, a manganellate, con lo spray al peperoncino, col tirapugni, chiunque a loro sembrasse avere una parvenza di destra. Vabbè, e questo però è un altro tema. No, è il tema. Questo è un altro tema, no, però. No, perché è il tema. Cioè, perché... sul fatto che questa persona stia, se questa Salis, che questa Silvia Salis stia, Ilaria, che questa, scusi, Ilaria Salis stia subendo un processo, beh, questo è oggetto del processo, cioè dell'accertamento della verità. Ma noi non ci stiamo concentrando su quell'accertamento di verità che compete a dei giudici ungheresi. Noi ci stiamo concentrando su come quel procedimento giudiziario, quei giudici ungheresi, quel sistema di giustizia tratta una cittadina italiana. Tutto qua. Come io credo, tema, e l'ho detto l'unico anche tema post, è questo, cara. I cittadini è l'unico italiani. Tema. L'unico. Guarda, l'unico Parenzo, tema. È l'unico. Gombriamo l'unico tutto tema. Il campo. È il tema. L'unico tema. Io credo l'unico che i cittadini tema. Italiani in tutto il mondo debbano essere trattati con rispetto. Vabbè, secondo lo stato di diritto. Però i cittadini italiani che vengono arrestati in America fanno il processo esattamente incatenati come la Salis, e nessuno si è mai sognato di andare a insegnare agli americani di slegare dalle manette chi va a processo. Quelli sono i sistemi giudiziari. Esatto, e noi, ma non mi pare, sovranità che degli altri stati non è che possiamo discutere. Cioè, secondo te l'Ungheria è uno stato di diritto, naturalmente, no? Cioè, non è che stai a contestare quello che succede là. L'Ungheria è uno stato di diritto riconosciuto da tutti, o no? È uno stato di diritto, tant'è che fa parte dell'Europa e l'America è uno stato di diritto, cara. Gli imputati vanno ammanettati in tribunale. La stampa italiana si sta concentrando sulle manette senza capire il perché questa signora è a processo. Ma quello ci pensa il processo, loro hanno fatto onorevole. Il tribunale del popolo, Pol Pot, no? Diceva di uccidere onorevole. Quelli che hanno gli occhiali perché sembravano borghesi. Ma cosa c'entra Pol Pot? Era il tribunale del popolo. Questi qua hanno aggredito della gente come un tabaccaio che stava andando al lavoro perché aveva i pantaloni mimetici, cioè siccome aveva i pantaloni mimetici loro pensavano fosse un nazista, non c'entrava niente, era un tabaccaio, cioè, andava dicendo, al lavoro. Tu stai dicendo che se Ilaria Salis ha commesso, ha partecipato, ha fatto parte di questi gruppi qua, è giusto che stia in galera? Allora, Ilaria Salis si è dichiarata innocente, è stata però trovata in macchina insieme a un tedesco che si è dichiarato completamente colpevole, erano altri due tedeschi in macchina con lei colpevoli, individuati nella macchina, e lei aveva un manganello ed era in macchina esattamente con loro. Secondo te fa parte di un'organizzazione? Ma cosa ha fatto le inchieste? Ma però, onorevole, mi scusi, lei deve fare l'inchiesta giudiziaria. Voi siete dei garantisti, ma il ministro di giustizia italiano è più garantista di qualunque garantista. Voi siete qui a già aver condannato la Salis. Lei si deve occupare dello stato di diritto sinistra che ha fatto i processi sommari per anni, processi sommari e politici per anni, non accetto lezioni di garantismo. Però scusami, Parenzo. Susanna, tu stai dicendo che se ha fatto parte, però ti dico che è giusto che sia processo. Se uno ha fatto parte di un gruppo che tu hai definito terroristico, no? Un gruppo di gente che va a picchiare parabrigatista, uno dice perché non dovrebbe ma sarà il processo ad accertarlo. Ora noi ci stiamo concentrando su un altro aspetto: è trattata bene? No, nelle carceri ungheresi sono peggio di quelle italiane. Poveretta, lo ha denunciato pure lei, neanche le assorbenti gli hanno dato in carcere, lo capite o no? Io voglio che una deputata italiana o deputato al Parlamento italiano europeo si occupasse di questo, non del procedimento giudiziario. Guarda, io mi sto occupando di carceri, peraltro sono usciti ora i dati sulle carceri italiane, intanto guardiamo a casa nostra. In Toscana, per esempio, ci sono delle carceri che io ho visitato, le carceri del mondo, sono stata anche in Messico, sono stata negli Stati Uniti. Ma secondo te come ti sembrava? Trattata male o trattata bene? Dalla immagine, signora Salis. Ma è trattata uguale agli altri detenuti ungheresi. Se l'Ungheria viola lo stato di diritto o i diritti umani rispetto ai detenuti, riguarda tutti i detenuti, non la Salis, no? Lo fa. Ma lo fa, e voi siete stati in silenzio, ecco l'altro tribunale di giustizia internazionale, è Parenzo. Guardate, Orban l'hanno scaricato tutti, tranne voi, tutti hanno scaricato Orban, tutti. Ci sei stato, ti assollicciano? Un cittadino italiano portato in una portato con le catene anche in America, io sono molto dispiaciuto per voi, sono molto dispiaciuto.
genitori magari di quei ragazzi che sono stati massacrati di botte dalla Salis e dai suoi sodali comunisti che vanno, se ne vanno in giro per l'Europa a massacrare la gente perché pensano che sia di destra. Ha già fatto la sentenza? Allora, è un ma uno ha confessato. Un esponente del PD dice che sia liberata, cioè il governo italiano dovrebbe agire perché sia liberata. Sì. Tu non sei d'accordo? Prendiamola come un'eroina, no? Facciamola venire in Italia come un'eroina. Ecco, questo è un principio assolutamente sbagliato, perché questa rida magari candidiamola, sicuramente. Se arriva, viene candidata da Bonelli, che tanto c'ha già su Mauro, prende anche la Salis, tanto non ce n'è di problemi, no? Prendono tutti loro. Su Mauro, scusi, che ha fatto su Mauro? È indagato di qualcosa? No, niente, ma già solamente per quegli stivali proprio di cattivo gusto dovrebbe dimetterti, solamente per gli stivali. Ma è indagato su Mauro? Mi scusi, vi faccio capire. A me risulta che siano esponenti del governo indagati. Non sapeva assolutamente niente. Ma su Mauro non ha commesso nessun reato. Su Mauro, a differenza di alcuni esponenti del governo, non ha neppure un avviso di garanzia, onorevole. Ma Parenzo, siamo tutti garantisti. Ma la Kaili, no? La socialista greca a cui hanno trovato 500.000 euro in contatti nella sacca, dice no, poverina, l'hanno trattata male. Ma se me li trovavano a me 500.000 euro in contanti nella sacca in casa, eravate tutti quelli del PD e pure tu a dire che era una delinquente che dovevo marcire in galera. No, vabbè ragazzi, ma non passa. Vi devo salutare, ciao Susanna, a presto. Ciao. Chuck Norris potrebbe arare l'intero